l'avvenimento di oggi a Verona si inquadra in una particolarità, che ieri è stato un grande giorno di svolta e il paese oggi si è risvegliato con un nuovo governo molto più autorevole del precedente, che ci auguriamo sia in grado di affrontare la profondità della crisi e determinare condizioni di convergenza su temi strutturali, su riforme epocali che il nostro Paese non può continuare a rinviare. Quindi è un giorno di festa quello che si può celebrare oggi a Verona e assicurare a questo governo il massimo di collaborazione possibile e forse anche di più, perché questa è la strada per giungere anche ad un aggiornamento della struttura del sistema politico, che può, attraverso la dura lezione dei problemi da affrontare, meglio modellarsi in relazione agli interessi del Paese e alla risposta che ad essi deve dare la politica. Quando si parla di nord tradito si pensa subito alla Lega, ma secondo lei invece quanto incidono in percentuale anche gli altri partiti dell'ex maggioranza in questo tradimento? Ma nord tradito, insomma, io penso che più che usare degli slogan bisogna stare con i piedi per terra. L'Italia deve poter restare in Europa, ci sta tutta insieme. Più che un nord o un sud tradito, è un'Italia che è alle prese con delle problematiche strutturali che deve affrontare e non mettere la testa sotto la sabbia. Se c'è un tradimento del nord è quello che ha fatto la Lega, che ha raccontato un sacco di balle in questi anni, come è stato riconosciuto poco fa dal professor Feltrin, che dimostra che forse anche nel gruppo di intellettuali c'è una riconsiderazione del problema. C'è stata troppa superficialità e siccome era di moda abbaiare sulle questioni territoriali, si erano uniti a questo coro che era del tutto sbagliato. Le questioni territoriali vanno affrontate dentro un'azione di profondo risanamento del Paese, diversamente in Europa non ci restiamo. Grazie.